Buongiorno ragazzi. Allora sì, lo dico anche ufficialmente, non ho problemi. Questo per farvi capire anche che in certi momenti è giusto evitare determinate polemiche contro anche altri canali. Il famoso documento che ora sta destando scalpore è un documento che esce dalla chat, da una chat privata di esonerati, viene preso da lì. Quel documento era un documento scaricato appositamente per far confrontare i vari professionisti degli esonerati. Quindi ora qualcuno ha tirato anche una frecciatina agli esperti, gli è scappato qualcosa. Aspetterei a dire questo, aspetterei la prossima live su Octree a dire che agli esperti è scappato qualcosa, anche perché a livello economico, insomma, lo scenario dipinto da questo canale fondamentalmente è tutto quello, cioè rispecchia tutto quello che attualmente sta avvenendo fuori. Noi quel documento, parlo soprattutto a nome di uno dei ragazzi del team, quel documento è stato visto dal punto di vista della funzione della Glass Trust, e chissà come mai non erogando finanza a un pegno di primo grado che vale più del pegno di secondo grado, e questo nessuno lo può discutere. Poi dopo vedremo cosa accadrà. Cioè quelle cose che hanno riportato ora così come, facendolo passare per uno scoop internazionale, non hanno destato alcun interesse perché in caso di escussione era normale si dovesse procedere in quella maniera lì. Non ci vediamo nulla di eccezionale, ecco, in tutto quello che è stato scritto e riportato in questi giorni. Cioè, era normale che in caso di escussione fossero valutate le quote dell'Inter e fatta poi una cessione, un po' come ha fatto Octree con Evergrande. Cioè non ci vediamo questa sta grande notizia, ma non te lo dico per rosicamento, non ci anche perché non c'è nulla da rosicare. E io ho anche ammesso, noi scarichiamo quel documento, che tra l'altro quel documento manca tutta la seconda parte e quattro allegati riservati, dove addirittura per accedere serve un ok del consolato. Ma di cosa stiamo ragionando? Quella è meno della metà del documento, quindi a noi serviva solo per il discorso Glass Trust. L'abbiamo vista, l'avevamo vista questa cosa, ma essendo una cosa scontata non gli abbiamo dato valore. Ora addirittura chi era con noi ci dà le frecciatine, capito dove siamo arrivati? Allora se te dai le frecciatine agli esonerati, io a maggior ragione dico che quel documento non siamo stati noi i primi a farlo vedere, ma è stato un altro canale YouTube e l'ho riconosciuto anche su Twitter. L'ho messo anche nero su bianco. Quel documento viene preso dalla chat degli esonerati per un progetto degli esonerati, per uno studio degli esonerati, non per Tizio, per Caio, per Sempronio. Ci siamo capiti? A parte questo, io ieri ragazzi ho guardato un po' la partita, diciamo, non avevo nulla da fare ieri sera, poi ad un certo punto si sono addormentati tutti, sono rimasto solo a casa e ho guardato un po' la partita della seconda, terza, quarta squadra di Milano. Cosa ti devo dire? Ho guardato un po' più, diciamo, come si muoveva la Roma, sono stato un po' più attento sui movimenti tattici della Roma. Ragazzi, io ve lo ripeto, molti di voi quest'estate con me si sono arrabbiati perché ti dicevo, Judaku, lascialo lì. Quello è un giocatore e sono felicissimo perché il fatto che Judaku sia andato da un'altra parte ha fatto esplodere Thuram, perché altrimenti Thuram avrebbe avuto un po' più di problemi, secondo me, con Lukaku in rosa. Senti cosa ti dico. Perché appena si alza il livello, quel giocatore, mi riferisco a Judaku, scompare. Te l'ho sempre detto. Il non gioco di Antonio Conte mascherava un po' tutti i suoi limiti, soprattutto tattici, perché a livello tattico Judaku ha l'intelligenza di un arachide, come dice anche Michele nel saluto. Cioè, lui nei big match non ha quasi mai fatto la differenza se non all'Everton quando pesava 83-84 kg. Ora pesa più di 100 kg, si è appesantito troppo anche a livello muscolare, ha perso tutta quella esplosività che aveva prima. Ma già quasi il primo Lukaku dell'Inter, pensa il secondo, che è arrivato uno e fa wrestling, non un calciatore. Io ieri l'ho studiato un po' bene Judaku perché volevo godere nel vederlo giocare. Ti dici, Giuseppe, ma cosa stai dicendo? Volevo godere pensando a lui e pensando a Thuram. Io ieri guardando giocare Lukaku sono riuscito a godermi ancora di più quello che fino ad oggi ha fatto Tikus Thuram. Perché
Se ci fai caso, non gli è rimasta a Lukaku la velocità nel lungo, cioè la velocità sul lungo l'ha persa quasi tutta. Facci caso, è un giocatore totalmente diverso dal primo Lukaku di Antonio Conte. Se gli concedi i primi metri, diventa ancora pericoloso. Ti parlo della Serie A, ma soprattutto con squadre di livello medio-basso. Se te gli concedi i primi metri, è un treno, pesa 100 kg, lo fermi male, capito? Però ha molta meno resistenza. Lukaku ha molta meno resistenza perché cioè quelle volate, quelle sgroppate da centrocampo in giù non te le fa più. Facci caso. A livello fisico, capito? Se trova poi un difensore disattento è un conto, ma quando si alzano il livello dei difensori, tipo con la Juventus, Bremer è un difensore che a me piace, non ho problemi a dirlo. Bremer se l'è messo in tasca, Lukaku, ma non ha nemmeno sudato. Beh, Bremer ha finito la partita, non era nemmeno sudato, non gli ha fatto vedere palla. Quindi è per quello che per giocare a calcio bisogna saper giocare a calcio. E sicuramente lui qualcosa di buono l'ha fatta, ma io di un attaccante che stoppa la palla a 1 metro, con il gioco soprattutto di Inzaghi, non me ne fo di nulla, capito? Non me ne fo di nulla io. Quanti gol ha fatto? Aspetta, me l'ho segnato. No. Non me ne fo di nulla. Vuoi mettere Thuram con Lukaku? Sì. Quest'anno mi avete qualcuno ma è arrivato anche a offendermi, ma che cosa dici, Giuse? Ma Lukaku, Lukaku, Lukaku i che? Lukaku i che? Ora c'è questo mini torneino che è la Supercoppa. Cioè, l'Inter fondamentalmente ha ritrovato un po' di brillantezza, ma perché? Perché non c'è stato quell'accavallamento di impegni. Quando l'Inter non è costretta a giocare ogni 3 giorni, facci caso. Esprime sempre un bel calcio, corre sempre molto di più, ma io ora vedo i giocatori che a livello fisico stanno molto, ma molto meglio. Cioè, io sono rimasto impressionato dai movimenti senza palla. Ragazzi, cerchiamo di non guardare solo la palla che entra dentro. L'Inter sta riacquisendo quei movimenti senza palla anche che ti hanno fatto arrivare in Champions League. Perché quando te vedi un giocatore tipo Thuram, no, che ha due o tre opzioni. Quando te vedi un giocatore Beturam che ha due o tre opzioni per scaricare la palla, perché ha quelle due o tre opzioni? Perché i giocatori si muovono bene senza palla e quella è tanta roba, io te lo dico. Quella è tantissima roba. I movimenti senza palla che ho rivisto fare all'Inter nelle ultime 2 partite sono quei movimenti senza palla e ci hanno fatto arrivare anche in finale Champions League. Inzaghi lancia un messaggio, secondo me, perché dopo la finale di Champions League può piacere o non può piacere Inzaghi. Voi lo sapete, io non sono un grandissimo estimatore di Inzaghi, ma riconosco che ha fatto un buon lavoro quest'anno. Però lo status di allenatore di Inzaghi dopo la finale di Champions è cambiata. Magari ora quel messaggio che ti lanciano facendo entrare nessun attaccante, l'anno scorso, 2 anni fa, non l'avrebbe mai fatto. Ora invece Inzaghi ti sta dicendo, guarda, mi serve una punta per come la vedo io, stai calmo. Questo è il mio punto di vista. Capito che ti voglio dire? Quindi, in Supercoppa, massima resa, minima spesa. Cerchiamo di dosare le energie. Ci sono 8 milioni in palio che a noi, lo sappiamo tutti ormai, fanno comodo. Però ecco, non ti dico di sottovalutarla, ci mancherebbe. Però ragazzi, l'obiettivo principale è la seconda stella. Bisogna dare priorità a quello. Ciao Inter.